Sono già 18 gli interventi del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi nei primi giorni del 2017. I finanzieri specializzati nel recupero di persone in pericolo hanno soccorso sciatori che per cadute accidentali hanno subito fratture agli arti superiori e inferiori. Così è stato anche per un ragazzo che, non utilizzando il casco di protezione cadendo, ha riportato un trauma cranico. Per una sciatrice, invece, che aveva riportato un trauma alla spina dorsale, i militari, dopo aver verificato le sue condizioni, hanno richiesto l'intervento dell'eliambulanza per il diretto trasporto in ospedale. Le forti nevicate e le condizioni meteorologiche da bollino nero degli ultimi giorni hanno richiesto inoltre il 6 e il 7 gennaio interventi di assistenza nei confronti di persone che, incuriosite dal particolare fenomeno, viaggiando con auto prive di catene o pneumatici adeguati ad affrontare la neve e il ghiaccio, sono poi rimaste bloccate sull'Etna. A Piano Vetore, a 1600 metri di quota, nel bel mezzo di una bufera con raffiche di vento a più di 100 km orari, i militari hanno ricercato e soccorso alcuni turisti, ospiti di uno chalet della zona, che nell'intento di scendere a valle con la propria auto erano rimasti bloccati sulle strade sommitali. Nel pomeriggio di ieri, poi, è stato anche recuperato un allevatore di bestiame che, a causa delle abbondanti nevicate, era rimasto bloccato da ben 4 giorni sui Nebrodi in un ricovero di fortuna in contrada Mazzaporro, nel territorio di Cesarò.